diamo la parola a Ruozzi, che viene dalla Fondazione Giovanni XXIII e che ci illustrerà l'opera della Fondazione a favore naturalmente di tutti i milaniani, sia italiani che esteri. Ruozzi è qua per dire a noi che possiamo trovare una via per collaborare seriamente tutti insieme. È da tempo che stiamo provando, speriamo di riuscirci, e Ruozzi è forse il collaboratore migliore che Melloni potesse trovare per raggiungere questa meta. Ecco a te, Ruozzi. Grazie. Ringrazio appunto Marrico e gli amici di Vicchio per questa due giorni organizzata. Porto appunto i ringraziamenti della Fondazione per le Scienze Religiose e di Melloni, che è il suo segretario. Dunque, io non ho conosciuto Don Lorenzo Milani, e nonostante la barba mi è cresciuta solo recentemente, e quindi non ho fatto in tempo. Mia madre nel 67 aveva 11 anni, quindi io sarei nato solamente 14 anni dopo. E quindi non ho conosciuto Don Lorenzo, però l'ho letto attraverso i suoi testi, attraverso la sua opera. E quindi credo che sia necessario, credo che sia necessario continuare l'opera milaniana attraverso l'insegnamento della lezione milaniana, attraverso le più sfaccettate iniziative, quindi nell'impegno sociale, nell'impegno pedagogico ed educativo, ma credo che sia altrettanto importante anche lo studio dell'opera di Milani e un'attenzione ai suoi testi. Perché? Perché credo che, per esempio, l'edizione critica delle Lettere della Mamma fatte da Battelli, o le cose che ci ha raccontato Toschi su esperienze pastorali, o i libri di Edoardo, tanti altri libri, abbiano contribuito a farci conoscere qualcosa in più di Don Lorenzo. Questo è evidente. E quindi da qui nasce l'idea appunto di creare questo consorzio aperto a tutti all'interno della Fondazione per le Scienze Religiose, un consorzio in cui convivono le diverse più sfaccettate realtà, ognuna con le sue proprie specificità e peculiarità, ognuna col suo proprio impegno, ma che si muovono tutte con un unico obiettivo, che è quello di non lasciare a Maggese l'opera milaniana. Per questo che oggi ho portato, e poi lascio qui, questa è la nostra rivista, Cristianesimo nella Storia, in cui io e Corzo abbiamo pubblicato la cronotassi degli scritti di Don Lorenzo. È un lavoro che ci ha impegnato nell'ultimo anno. Che cos'è la cronotassi? Non è nient'altro che l'elenco ordinato di tutti gli scritti che Don Lorenzo ha prodotto nella sua seppur breve vita. Ne abbiamo raccolti, ora siamo circa 1200, tra lettere, appunti, libri, articoli, la maggior parte conosciuti, altri ancora inediti. E per questo appunto ringrazio gli amici di Vicchio che hanno contribuito a questa raccolta, ringrazio in particolare appunto Nevio, Zagli, ma tanti altri. E ci ha permesso appunto di fare questo elenco che ancora, a più di 40 anni dalla morte di Lorenzo, non esisteva. Perché? Perché chi vuole conoscere o comunque chi vuole leggere l'opera di Don Milani deve raccapezzarsi tra più di una cinquantina di pubblicazioni, non tutte dello stesso valore e non tutte di valore. Perdo solamente, vi rubo anzi solamente un'altra decina di minuti per leggervi appunto l'introduzione che io e Corzo abbiamo scritto a questa cronotassi, che un po' fa un po' la sintesi dell'impegno della Fondazione verso la figura di Don Lorenzo e gli obiettivi di questo consorzio di cui molti di voi mi hanno chiesto. Dunque, io e Corzo abbiamo scritto questa introduzione che ve la leggo. Dunque, questa cronotassi ha la sua origine, il suo culmine nella Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna, dove, per volontà della madre di Don Lorenzo Milani, la signora appunto Alice Weiss Milani Comparetti, fu creato in questa fondazione il Fondo Lorenzo Milani tra i mesi di giugno e dicembre del 74, mediante un accordo con l'allora segretario Giuseppe Alberigo. Il fondo venne formalmente in realtà costituito nel giugno del 74, ovvero il mese in cui Alice Comparetti scrisse una lettera circolare a nome proprio e dei figli, Adriano ed Elena, indirizzata agli amici di Don Lorenzo Milani, in cui si metteva in evidenza la necessità di raccogliere in un unico luogo
i numerosi documenti del figlio. Risale al mese del dicembre successivo la prima donazione, quella della madre stessa, a cui seguirono altre nei mesi successivi. Nella lettera Alice scriveva, e ve la leggo perché è interessante, a 7 anni dalla scomparsa di Lorenzo Milani, la figura e l'opera di lui costituiscono, e non solo in Italia, una delle testimonianze più rilevanti della vita spirituale del nostro tempo. Infatti i suoi pochi scritti e le lettere già pubblicate meritano e ottengono un'attenzione religiosa, letteraria e civile, perché segni di un valore che si precisa e si accresce nel tempo, scriveva la madre. Per questa ragione, continuava, e perché l'eredità della sua parola e del suo esempio non si disperda, bene comune affidato a tutti, si è costituito presso l'Istituto per le Scienze Religiose di Bologna un fondo Lorenzo Milani, destinato a raccogliere e custodire scritti, lettere, testimonianze che possono direttamente o anche indirettamente illuminare maggiormente la sua figura e la sua opera. Quale primo nucleo di tale fondo abbiamo voluto donare al fondo gli originali delle lettere di Don Lorenzo a noi dirette, quindi le lettere alla mamma, tanto le edite quanto le inedite, desiderando con ciò dare l'esempio di una volontà che vorremmo condivisa da tutti coloro che posseggono documenti originali o testimonianze relative alla vita e all'opera di Don Lorenzo. Ecco, qui terminava appunto la lettera di Alice. Ad Alberigo si era rivolto padre Ernesto Balducci, per presentargli appunto un suo fratello nel 74-75, ovvero il padre Scolopio spagnolo che voi tutti conoscete, José Luis Corzo, che stava appunto in quegli anni lavorando alla sua tesi di dottorato in teologia all'Università Pontificia di Salamanca. Corzo trascorse così diverse settimane a cavallo degli anni 75-76 nell'Istituto Bolognese, dove poté così studiare i documenti del fondo depositati in quegli anni dalla madre e da altre persone, che nel frattempo si era arricchito appunto con le carte di Pecorini, con le carte di Meucci, con le carte di Melli, con le carte della Brambilla e così via. E quindi Corzo cominciò ad annotare cronologicamente tutti gli scritti conservati a Bologna, integrando poi la lista di anno in anno con documenti che poco alla volta venivano pubblicati o affioravano in riviste o giornali d'Italia. Dopo 27 anni quella sua tesi di dottorato è stata pubblicata anche in Italia, è stata tradotta e pubblicata a cura di Fulvio Manara. Con questo pretesto, il 25 settembre del 2008, Corzo si rivolse all'attuale segretario della Fondazione, Alberto Melloni, succeduto alla guida dell'Istituto appunto dopo la morte di Alberigo, per suggerire una collaborazione e proporre la pubblicazione di questa cronotassi, che a 40 anni dalla morte di Milani ancora non esisteva. Come ha scritto il giornalista Pecorini, amico personale e studioso dell'opera di Don Milani, la mancanza di un repertorio organico dei materiali editi ed inediti, che ne indichi la collocazione e la fonte, rende laboriosa la ricerca e difficile il raffronto tra le diverse trascrizioni. La collaborazione si sarebbe concretizzata con il lavoro del sottoscritto, che è il responsabile attuale del cantiere di ricerca su Don Lorenzo Milani, che ho revisionato e annotato uno a uno tutti i documenti d'archivio già presenti e arricchito il fondo con nuove acquisizioni, in parte di lettere inedite, in parte di materiali conosciuti, perché già pubblicati, ma non meno importanti per una verifica della trascrizione. Ora finalmente possibile, potendo vantare l'accesso e il confronto diretto sul manoscritto. Allo stato attuale conservato in forma di originale, fotocopia o in digitale. Il 12 febbraio del 2009, in occasione della presentazione del libro di Corzo presso l'Università di Bologna, lo studioso spagnolo fece visita alla Fondazione assieme a Adele Corradi e a Giorgio Pecorini e a Monsignor Giovanni Catti, che era stato il promotore dell'edizione italiana del libro di Corzo. E Corzo quella volta affidò appunto questo suo parziale lavoro di cronotassi alla Fondazione, e allora c'erano 900 documenti, costituiti per la maggior parte da materiale epistolare. E di comune accordo si è rimarcato la responsabilità della Fondazione, in continuità con l'intenzione e l'investitura data da Alice Weiss negli anni 70, nel coordinare la raccolta e l'eventuale pubblicazione di scritti di Don Milani ancora dispersi, non conosciuti o già pubblicati però senza alcun criterio metodologico e filologico, nonché di rigore scientifico. Sulla base di queste premesse si è programmata una riunione che coinvolgesse i familiari, gli ex alunni di Calenzano e Barbiana, gli amici, gli studiosi dell'opera milaniana e chiunque avesse voluto partecipare.
Melloni, appunto, nella lettera scriveva: cari amici, in occasione dell'uscita del volume di corso, più di uno ha sentito l'esigenza di una iniziativa scientifica comune che renda più fruibili e meglio integrabili i tanti lavori e documenti necessari agli studiosi di Don Milani, ora presenti in molti archivi, con gradi diversi di accessibilità e talora con oggettivi rischi di dispersione. Siamo tutti consapevoli, scriveva nella lettera Melloni, che le più diverse vicende e incomprensioni hanno a lungo reso difficile una tale iniziativa. Ma sappiamo anche, tutti ora, che con uno sforzo leale si può evitare che sulle prime generazioni di studiosi di Don Milani gravi l'onta di aver consegnato al futuro frammenti di lavoro. E qui appunto si indiva la prima riunione, che si è tenuta appunto il 7 luglio del 2009, ormai 3 anni fa, alla Fondazione per le Scienze Religiose, durante il quale, come vi dicevo, si è costituito questo consorzio aperto per la creazione di un archivio virtuale degli scritti e delle immagini di e su Don Lorenzo, da condividere nel rispetto dei vincoli che ciascuno avrebbe fissato, al fine di favorire la collaborazione di studio e di lavoro per evitare di lasciare a maggese il patrimonio di scrittura e di fede di Don Lorenzo. Altre riunioni sono seguite, dopo quella di Bologna, altre se ne sono state organizzate appunto a Firenze, e l'altro grande incontro è stato quello dell'11 dicembre del 2010 presso la biblioteca di Vicchio, organizzato grazie agli amici di Vicchio, in cui si è rivolto un pubblico appello a tutti coloro che fossero ancora in possesso di documenti di darne una copia in questo archivio, una copia non magari dell'originale, che magari uno è affezionato alla carta, ma di una copia in digitale, così da creare almeno a livello digitale un archivio unico in cui appunto evitare la dispersione di questo patrimonio. Perché? Perché occuparsi degli scritti di Don Milani significa anche fare i conti con questa frammentazione. Alcuni documenti di cui si parla sono andati persi o forse bruciati, penso per esempio alle lettere di Don Bensi o a quelle che si ipotizzava ci fossero di Carla Sborgi. L'altro però, oltre a questi documenti che non ci sono forse più, l'altra problematica che grava sugli scritti di Milani è quella relativa al fatto che molti di questi sono ancora inaccessibili per deliberata volontà dei suoi destinatari, diretti o eredi, oppure perché sono stati pubblicati solo in forma frammentaria, senza alcun rigore. Molti studiosi lo hanno denunciato più volte in diverse sedi. Giorgio Pecorini si è fatto anche promotore di varie iniziative per incentivare la consegna o comunque la pubblicazione fedele al manoscritto, senza tagli, senza censure, senza cambi che di volta in volta appaiono le lettere nelle varie pubblicazioni. Per giustificare questo tiro e molla sugli originali si è soliti appellarsi e nascondersi dietro al fatto che proprio Don Milani era contrario a pubblicare alcunché senza il suo permesso e senza una scrupolosa rilettura che caratterizzava ogni documento che veniva dato poi alle stampe o reso pubblico. Tuttavia, la decisione coraggiosa, imprescindibile, di pubblicare nel 70 quelle 127 lettere a cura di Michele Gesualdi e soprattutto l'aver dato stampa nell'83 a quel catechismo che proprio Don Lorenzo aveva deciso volontariamente di distruggere, relativizza qualsiasi argomentazione a prioristica contraria alla pubblicazione dei documenti e diventa sempre più vana man mano che il tempo passa. Questo modo di pubblicare nuovi documenti con il contagocce che appaiono ogni tanto, la cui scelta appunto dipende esclusivamente da ragioni che paiono ideologiche, non ha altro effetto se non quello di snaturare o rovinare il vero significato dell'opera e della figura di Don Milani. Di frequente, infatti, vengono rese note lettere già pubblicate in versioni anteriori, senza alcun apparato critico, o ignorando di citare lo stato e la provenienza degli originali. Continuano a esserci errori. Nelle ultime pubblicazioni, appunto, si dice inedito di un articolo che Don Lorenzo invece aveva pubblicato sul Giornale del Mattino, chiaramente. E alcuni scritti escono su periodici o riviste così, senza capire da dove viene appunto il manoscritto. E quindi un'edizione critica e completa risulta urgente ma difficile. E scoraggia ancora pensare che ci sia bisogno di persuadere di questa necessità, cioè di consegnare in un archivio comune e accessibile a tutti,
se qualcuno vuole venire a Bologna a vedere le carte di Don Lorenzo, lo può fare benissimo, come può farlo appunto negli altri archivi, tranne appunto luoghi inaccessibili come sembrano essere quelli di Barbiana. E quindi rivolgiamo ancora un appello al fine di agevolare la consegna, almeno a livello digitale, di chiunque fosse in possesso di documenti, appunto perché la pubblicazione degli scritti domiliani nella maniera più rigorosa possibile è l'unico modo per rendere fede al patrimonio di scrittura e di fede che Don Lorenzo appunto ci ha lasciato, e di cui questa cronotassi, di cui appunto vi lascio poi copia, è un parziale strumento per capire appunto dove sono le lettere, perché nell'ordine cronologico di questa cronotassi non si è dato solamente la lettera e la data, ma si è dato dove questa lettera è stata pubblicata, se l'abbiamo in forma di dattiloscritto o manoscritta, se è in forma di originale o di fotocopia, e soprattutto in che archivio è conservata. Quindi può essere uno strumento utile per ripercorrere il patrimonio che Don Lorenzo ci ha lasciato. Grazie. Diamo la parola ai nostri amici di Pistoia. Sono Mauro io, soprattutto. Ecco, dato, avevo scritto delle cose, ma dato appunto che è tardi, tutti siamo stanchi, preferisco un dialogo molto franco, e anche parlerò anche di uno scoop che alcuni conoscono, di un fatto clamoroso successo proprio a Pistoia in queste ore e che appunto ci riguarda indirettamente. Dicevo, io fo parte del centro di documentazione di progetto Don Lorenzo Milani di Pistoia, e la mia iniziativa di dare inizio a questo, di fondare questo centro, è nata proprio dal fatto che molti anni fa, anzi io ricordo la data ben precisa, perché è una data per noi italiani che non si dimentica, il 4 novembre del 1965, quindi 47 anni fa, con un gruppo di amici e una Topolino scassata siamo andati a trovare Don Lorenzo. Un anno e mezzo circa prima che morisse ci siamo fermati, ricordo, a un certo punto, perché la strada non arrivava fino alla chiesetta, e siamo andati a piedi, era una giornata, ricordo, nebbiosa, e trovammo questo prete davanti sotto un pergolato, era su una sedia a sdraio a righe, ricordo questi dei particolari inconfondibili che poi l'ho ritrovati anche in tante fotografie. Noi ci trattenemmo non molto, 4-5 ore, però io di quell'incontro avrebbe segnato poi tutta la mia esistenza. Io avevo dato la maturità classica da pochi mesi, e avevo intenzione di fare altre cose, volevo lavorare all'università, ero un grecista e un latinista molto bravo, insomma, così praticamente dopo quell'incontro cambiò gran parte, ho continuato a studiare questa mia passione, il latino e il greco, però poi ho fatto tutt'altre cose, soprattutto ho voluto lavorare nella scuola, nelle scuole di frontiera, soprattutto le scuole a tempo pieno. E oggi parlare di tempo pieno, Martinelli parlava di scuola stamani, oggi sembra di parlare di archeologia, perché tutto sembra, nella scuola sembra crollato. Eppure nella scuola ci credo, come ci ho creduto in quegli anni. Ci ho creduto perché in quella lezione da Don Lorenzo, io dico, ho tratto alcuni insegnamenti che tuttora mi rimangono nella testa. L'estrema coerenza con il Vangelo, la responsabilità individuale nelle scelte collettive, l'attenzione per i suoi ragazzi. Io ricordo un particolare che mi è rimasto nella testa. Noi parlavamo con lui, allora era tempi della lettera ai giudici, fra l'altro citò l'episodio, mi pare stamani è stato ricordato, dell'assegno che aveva ricevuto dal Papa, ricordo questo particolare, con una ironia straordinaria, perché proprio aveva la tipica ironia toscana, sì, non è affatto vero che era musone o tutto se aveva burbe, però, anzi quel giorno, stranamente, anche se non era molto lontano dalla fine della sua esistenza, era molto scherzoso, lo trovammo, tanto che ricordo che quando siamo partiti, ma ci riceverà, noi gli studenti licealini pensavamo che noi ci manda via e non ci riceve, invece quel giorno fu garbatissimo. Ecco, e dicevo,
Poi quando ho cominciato a lavorare, io ho lavorato nella scuola per 40 anni, sono andato in pensione 6 anni fa, non ho mai parlato di Don Milani, quasi mai, io non ricordo quasi mai di aver parlato di Don Milani. E uno mi domanderà, e qualcuno mi domanderà perché, non perché mi vergognavo di Don Milani, mi vergognavo di me perché dicevo, se lo rammento, ma sarò io all'altezza di questo gigante? Perché mi ossessionava in un certo modo, perché dovevo fare certe cose, però mi ossessionava. Io ho due ricordi che sono inconfondibili, forse ricordi più belli. Un anno avevo una classe nel tempo pieno estremamente disgraziata. Ragazzi, c'era un gruppo, mi ricordo, di 9-10 ragazzi che avevano un passato, una vita personale disgraziatissima. Questi ragazzi, di cui conoscevo tutto, perché li andavo a trovare a casa, conoscevo, diciamo, anche la mancanza completa, soprattutto, di retroterra culturale. Eppure questi ragazzi si erano, appunto, col discorso del giornale. Io ricordo un ragazzo che non parlava mai, si chiamava, ricordo sempre, Luigi Scotellaro, già il cognome sapete benissimo di dove viene. Questo ragazzo, mi disse, la madre mi ricordo, venne e disse, guardi, noi non riusciamo quasi mai a farlo parlare, se ce la fa lei. E questo ragazzo piano piano cominciò a parlare col giornale. Io ricordo che un giorno ha chiesto di spiegare come era fatto un giornale a tutta la classe. Questo bambino, io sono rimasto incantato, aveva seguito tutta la spiegazione, il lavoro fatto, si riusciva a spiegarlo, ecco, aveva ritrovato la parola, non certo per merito mio, l'aveva ritrovata perché l'aveva dentro di sé, perché probabilmente gli avevano detto fino allora che era uno stupido, uno scemo, qualcuno che doveva essere buttato fuori dalla scuola. Ecco, questo volevo dire. E quando a un certo punto, forse anche per stanchezza, ho deciso di andare al superiore, sono andato in un istituto d'arte. Io ho detto, ero laureato in letteratura greca, tutti credevano, ho detto, ma che, non ci vado a licei, voglio andare. Ma mi ricordo che un amico mi ha detto, ma è la scuola dei drogati. Appunto, ho detto, perché era morto pochi anni prima un ragazzo di overdose. Dico, ma so che sono ragazzi ricchissimi. E qui ho fatto un'esperienza straordinaria, proprio ricollegandomi a Don Milani. A un certo punto mi sono reso conto che questi ragazzi vivevano in una compressione nel presente, non avevano né memoria del passato né proiezione nel futuro, come se il tempo si fosse concentrato tutto in un eterno presente. Allora ho detto, cominciamo a lavorare su due aspetti, la memoria e la società interculturale che si cominciava a delineare, perché cominciavano gli immigrati a arrivare anche da noi. E ricordo che a un certo punto ho detto, si va ad Auschwitz. Andare ad Auschwitz all'inizio degli anni 90 era molto difficile, non c'erano i viaggi della regione. Io ricordo sempre quando siamo andati, quindi treni sfondati in Polonia, ci abbiamo messo 14 ore ad arrivare da Pistoia ad Auschwitz. Quindi un viaggio lunghissimo, ma è giusto, perché i deportati facevano viaggi ben più terribili. Ecco, io quando a un certo punto, ragazzi, mentre li guardavo per Birkenau, perché poi il campo terribile è a Birkenau, a un certo punto sono tornati, erano i primi d'aprile, mi hanno detto, noi dobbiamo fare qualcosa per questa gente, noi sappiamo fare le mostre, professore, ce la fa fare una mostra? Ragazzi, gli ho detto, siano oggi, sono i primi d'aprile, fra una settimana è Pasqua, non mancano alla fine della scuola neanche 2 mesi, fare una mostra è pressoché impossibile, lavoreremo tutto il giorno, hanno detto. Mi è ritornato in mente di nuovo Don Milani. Loro che facevano? Arrivavano a scuola all'8 la mattina, fino a mezzanotte lavoravano a scuola. Praticamente si portavano da mangiare, la sera a cena si facevano, chiamavano, telefonavano, perché oggi il mondo un pochino è cambiato, fortunatamente, su questi aspetti, e lavoravano. Il dramma era che i colleghi non facevano più altre lezioni, loro lavoravano a questa mostra, ogni tanto io facevo, andate alle interrogazioni, se no vi bocciano.
le spiegazioni, si facevano interrogazioni e poi ritornavano a lavorare. Quindi pensate cosa vuol dire lavorare per 2 mesi dall'8 a mezzanotte, praticamente per riuscire a fare questo lavoro. Hanno fatto delle cose, poi abbiamo fatto una mostra Auschwitz, la memoria educante, venivano e la spiegavano loro la volevano spiegare, sono venuti deportati, sapevano di questa mostra, è venuto perfino uno da Israele che si mettevano a piangere perché dicevano come hanno fatto a fare questa cosa e dicevo io, loro hanno visto Auschwitz, hanno visto Birkenau, hanno visto le valigie, chi è di voi è stato a Birkenau probabilmente ha presente gli occhiali, le valigie, le trecce delle ragazze a cui viene, queste cose agghiaccianti, loro l'hanno viste, Dio, per cui l'hanno negli occhi. Ecco, allora la lezione, e così abbiamo cominciato poi a lavorare sulla società interculturale, a lavorare a mostre. E dicevo, ma allora qualcuno ha detto stamani, non ricordo chi perché sono stanco, bisogna fare delle scommesse e le vinceremo. Le vinceremo quando abbiamo fiducia nei ragazzi. Perché pensare, io ho detto, dico, mi dicevano, i miei colleghi dicevano, tu sei matto, tu sei pazzo, non ce la farete mai a fare una mostra. Ma come li fai lavorare dall'8 a mezzanotte? Perché poi fra l'altro maggioranza era femmine, erano ragazze, le riaccompagnavamo poi tutte a casa perché non, chiaramente eravamo preoccupati che potesse succedere qualcosa. Allora una scommessa su questo, tanto che tutto questo, quando sono andato in pensione, io ho detto, e mi ha telefonato un mio alunno poco tempo dopo, pochi mesi dopo, che si era fatto sacerdote, mi ha detto, so che tu sei andato in pensione, verresti a dare una mano? Dico, gli ho detto ridendo quando mi sono presentato, sì, ma io voglio lavorare su Don Milani, perché in chiesa non è che ci andassi più di tanto, per dire la verità, mi sono riavvicinato grazie a questo mio, insomma, voi ho avuto un'educazione molto laica. Mio padre mi portava, io la mia educazione si è svolta dentro le case del popolo, e sono credente perché la mia madre e mia nonna mi portavano alla messa, quindi ero diviso tra queste due e tra l'altro ho ritrovato molte cose in Don Lorenzo, questa grande laicità, ecco, che c'è secondo me in lui, a me non piace teorizzare, e questa estrema coerenza, come dicevo, al Vangelo totale, ecco, questa senza, con un'intransigenza straordinaria, ma e con una coerenza, ecco, però questo mi sembra importante, ecco, è stato importante almeno per la mia vita. E allora abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo scelto, a me è tornato in mente, mi è piaciuto tantissimo l'intervento degli amici di Malta, con chi lavorare? Io ho detto voglio lavorare con gli ultimi, come... Da Don Milani ho imparato a questo. Noi abbiamo nelle nostre parrocchie abbiamo dalle ville delle persone ricchissime al campo nomadi di Rom. Naturalmente quando hanno intuito, poi abbiamo fatto una mostra sui ragazzi delle vele di Scampia, perché stiamo lavorando su un progetto, sapete, le vele di Scampia è il quartiere dominato dalla Camorra, del famoso Di Lauro. Io fra l'altro ci sono stato, ecco, è agghiacciante, il totale abbandono, 120.000 persone nel più totale abbandono dello Stato e della politica, ma su questa vorrei dire tra poco alcune cose molto dure ma anche molto sincere, perché chi va alle vele di Scampia io credo possa soltanto indignarsi nei confronti di chi ha abbandonato questi ragazzi nelle mani della criminalità organizzata. Io ho visto bambini di 10 anni che con walkie talkie annunciavano chi entrava nelle vie, mentre lo spaccio è trionfante in tutta, perfino davanti alla caserma dei carabinieri. E quando mi hanno consegnato, un ex camorrista mi ha detto, io voglio fare una mostra su questo, io so che lei le sa fare queste cose. Sì, gli ho detto, dico, però per me Scampia è uguale a Barbiana, se ci stai. Dice, io ho sentito parlare vagamente di Barbiana, però ho sentito dire che questo era un grand'uomo, mi ha detto. Dice, mi va bene, e si è cominciato a fare questo lavoro. Ecco, io è successo poi il finimondo nelle parrocchie. Sono cominciate lettere anonime,
sono cominciati i gruppi ad andare dal vescovo a chiedere la rimozione del parroco. Fino a oggi, pochi giorni fa, Don Massimo Biancalani, il prete con cui collaboriamo come Centro Don Milani, ha messo davanti alla chiesa una gigantografia di Falcone e Borsellino con la famosa frase: chi non piega la testa muore una volta sola, chi è abituato a piegarla muore mille volte. E abbiamo trovato sfregiata questa, con scritto 8-0. Se ricordate la famosa frase che fu detta quando furono ammazzati Borsellino e Falcone e le loro scorte. Ecco, a oggi Don Massimo Biancalani, un solo prete della diocesi, non gli ha telefonato per esprimere la sua solidarietà. Mi domando, ma che chiesa è la nostra? Qui c'era stamani il Cardinal Betori. Io poco tempo fa, insieme a Federica, anzi pochi giorni fa, abbiamo concluso una lettera collettiva dopo un percorso di 8 mesi con di catechesi, con bambini di quarta e quinta. Ho scritto una lettera collettiva. Io leggo soltanto, che era impregnata su Don Milani, leggo soltanto il brano per capire, perché c'è fra l'altro, si rammenta uno che è presente tra noi. Sentite quello che dicono i bambini in questo testo. Don Milani era un prete che insegnava ai bambini di Barbiana e che voleva più bene ai suoi alunni che a Dio. Un giorno Mauro, sono il sottoscritto che gli ho raccontato l'episodio, quando era ragazzo lo andò a trovare e vide che teneva sul suo tavolo il Vangelo e la Costituzione. Il primo contiene la verità, la seconda la difesa dei diritti. Su una parete della scuola c'era la scritta I care, che significa mi sta a cuore, mi interessa. Nell'incontro a Vicofaro con Adele Corradi, la professoressa che l'aiutava con i ragazzi, abbiamo sentito parlare di Marcellino, un bambino disabile che Don Lorenzo amava fino a viziarlo. Adele ci ha ricordato anche una sua frase bellissima: la verità si fa strada da sola. Un alunno di Barbiana ha detto di aver percorso in tutto circa 15.000 chilometri per andare a scuola. Non so sapere chi è questo. È la persona che ho davanti. Vorremmo valorizzare Don Lorenzo, che è morto e non abbiamo potuto conoscere, con questo testo, perché era una grande persona che ha dedicato tutta la sua vita ai bambini, in particolare ai più poveri. E poi ci sono le altre parti su cui abbiamo lavorato: il Vangelo, la memoria, e l'Africa e l'immigrazione. Questa lettera l'abbiamo mandata al sito della diocesi lunedì, dopo averla letta nella chiesa di Barbiana e in tutte le chiese di Don Massimo. Oggi è venerdì, ancora non è uscita sul sito della diocesi. Questa è la realtà della chiesa pistoiese. Non dico, e parlerò tra poco, un secondo, tra poco finito, della politica. Sabato scorso abbiamo fatto uno spettacolo su Don Milani, un viaggio lungo un mondo, che mi pare è stato rappresentato anche a Vicchio da un grande artista e poeta narratore, Johnny Voltan. Io e Federica siamo andati personalmente a invitare il sindaco e la presidente della provincia. Abbiamo lasciato il manifesto e il numero di telefono nostro. Abbiamo telefonato alla presidente della provincia di centro-sinistra, al presidente, al sindaco di Pistoia di centro-sinistra, abbiamo mandato una mail di invito a tutti e due, ancora aspettiamo risposta. Lo spettacolo c'è belle stato. Questo è un giovane, fra l'altro il sindaco è stato eletto recentemente, secondo me giovane rampante, ma ognuno è capace. Io guardo dai fatti, guardo. Sono una persona... Sì, ho studiato, ho una laurea, ma questo non significa niente. Sono figlio, fra l'altro, di gente semplicissima. Dico, mi interessa ben poco che uno sia di sinistra, quando io credo che dobbiamo educare i nostri, ritorno all'educazione. Noi andiamo verso una società dove è inevitabilmente ci sarà un'identità plurale. Una delle mie, diciamo, gran parte della mia giornata la spendo nell'insegnamento dell'italiano agli immigrati. Credo che
questa sia la prospettiva. Voglio continuare il lavoro che ho cominciato nella scuola quando facevo le mostre e lavoravo sulla società interculturale. C'è stato, noi siamo in rapporto con una scrittrice, Yolanda Mukagasana, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentita parlare, una persona straordinaria che ha avuto tutta la sua famiglia, i tre figli, il marito, tutte le sorelle, tutti i fratelli, ad eccezione di uno, massacrati nel genocidio del Ruanda del 1994, in cui in 100 giorni furono uccisi circa 1 milione di neri nella totale indifferenza dell'Occidente. Io ho imparato questa cosa, ho letto decine e decine di libri su Ruanda, perché mi vergogno che io, laureato in storia, su quando avvenne questo, guardai come tutti da un'altra parte, perché come le società, le autorità, perché tutto poteva essere fermato. Il generale Dallaire mandò un messaggio chiedendo 1500 uomini, erano sufficienti a fermare il genocidio di cui aveva i documenti sotto gli occhi. La Francia, il Vaticano, gli Stati Uniti sapevano tutto, non mossero un dito, perché secondo il commento del presidente francese d'allora, François Mitterrand, le genocide au Ruanda n'est pas une chose importante. Credo che non ci voglia molto a tradurre. Un genocidio in Ruanda non è una cosa importante. E così non era una cosa importante quando un cittadino pistoiese è venuto da Pistoia a Firenze, lo dico ai fiorentini se vi ricordate, ai primi di dicembre, quando ha ucciso 2 senegalesi. Lo sapete perché? Perché erano neri, non li conosceva mica. È andato in un mercato, sarebbe come da noi se vanno al mercato in via degli Orafi, ci sono tutti i senegalesi che vendono il mercoledì e il sabato con una pistola, ci trova tutti i senegalesi, può sparare a caso. Questo l'ha fatto. E noi abbiamo, da un Parlamento indegno e infame, nella sua stragrande maggioranza, una legge che costringe a ritornare indietro, ha costretto a ritornare indietro i nostri fratelli dall'Africa che cercavano un po' di speranza. Questa, dicevo, è una realtà tremenda, che noi viviamo un momento difficile. Io credo che dobbiamo aver coraggio, ma soprattutto, ecco, continuare. Io credo che bisogna continuare soprattutto per i ragazzi. Io ho visto con Federica questi bambini a cui abbiamo fatto incontrare immigrati africani che facevano loro domande, che volevano sapere, che ci hanno chiesto, finita la scuola, gli si fa un oratorio, gli si è detto, vi si fa, ma vi si fa di scuola, non di intrattenimento, perché Don Milani lo faceva così. Tutti i giorni abbiamo continue adesioni, allora c'è una risposta, io credo, ma non perché siamo bravi, perché la società ha guardato in questa generale vergognosa caduta di etica da un'altra parte, perché questa società non, i rapporti umani si sono sbriciolati in un deserto di macerie. A me fanno paura le macerie etiche, quelle economiche. Se impareremo a vivere anche con 300, con 100 euro al mese, lo fanno in Ruanda, lo fanno da altre parti, impareremo anche a noi. Ma se non riusciremo veramente a rimettere al centro, a rimettere, diciamo, l'umano soprattutto, ecco, questo mi preoccupa più di tutti. E d'altra parte, ecco, io di tutto l'intervento vorrei leggere soltanto la conclusione, che è di Don Milani, e quando che è un brano che a me ha colpito sempre, perché riguarda un pochino anche quello che ho cercato di fare io. Il maestro deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. Io termino soltanto, volevo chiedere la solidarietà di questo raduno nei confronti di Don Massimo Biancalani e poterlo domani mettere sui giornali. Io so che c'è stato perfino un'interrogazione in Senato da parte del senatore Chiti, e ci sono le televisioni in questo momento a riprendere Don Massimo, perché questo, guardate, ogni giorno portare avanti a noi costa tantissimo, e andremo avanti, anche se questo sappiamo quello che costa, ma sappiamo quello che è costato al priore di Barbiana.
Grazie. Prima di dire qualche cosa, volevo approfittare degli interventi che si sono svolti per sollecitare sia il Consorzio delle Scienze Religiose, il consorzio nato all'interno della Giovanni XXIII, insomma, sia gli amici di Malta, sia altri, a trovare un modo di comunicare, perché per esempio l'archivio della Fondazione Nesi, di cui dirò qualcosa subito dopo, è ancora ricco di materiali. Io non so se sono editi, inediti, se sono ancora da... Però sicuramente ci sono delle cose che non sono patrimonio diffuso neppure nella informazione che esistono. Perché la prima cosa da fare è fare in modo che si sappia che lì c'è questo archivio, che lì c'è questo materiale. Poi se interessa, se è edito, se è inedito, se è ancora da... studiare, cioè è una cosa che viene successivamente. Quindi io invito prima di tutto a visitare il sito della fondazione, che è molto semplice, perché www.fondazionenesi.org, in cui potete già cominciare a vedere la biblioteca esistente, l'archivio esistente e il materiale che sarà messo in rete progressivamente. Un altro appello, prima ancora di svolgere il mio intervento, è che bisogna trovare il modo. Io non ho competenza né responsabilità, ma è anche ora di finirla. Voi, diciamo, eredi di Don Milani, cioè avete i problemi interni di equilibrio, ma anche questa cosa, è possibile che il consorzio fa una sua rete. Poi il CESVOT, che è l'organismo del volontariato in Toscana, fa un'altra rete. Poi l'Archivio Nazionale l'Archivio Nazionale degli Archivi fa un'altra rete. La Sovrintendenza fa un'altra rete. Ma è possibile mai che con questo internet, invece di semplificare le cose, si vanno a complicare, per cui se uno non digita quell'archivio non riesce a leggere le cose che pure ci sono? Troviamo. Trovate, perché io non ho competenza, ma trovate un modo in modo che queste informazioni possano circolare. Ad esempio, io ho portato solo questo campione per dire, questi qui, pensate un po', sicuramente sono, come dire, inediti, nel senso che, ma non perché sono intanto del 1945 e sono appunti sulle lettere di San Paolo di Don Milani e Don Nesi. Insomma, questo per dimostrare come l'informazione che ci sia. Abbiamo recentemente recuperato per un amico alcuni articoli di padre Balducci del 47-48, cioè i primi anni di Balducci a Firenze, che probabilmente... Io non so se la Fondazione Balducci ce l'aveva o no. Ecco, questo per dire la necessità che abbiamo. Ecco, se da questo incontro nasce già concretamente una iniziativa che va in questa direzione, io credo che sia già un fatto molto positivo. Ecco, io ho accettato volentieri di venire, anche se in un qualche modo io sono un laico tra di voi, un laico sia perché sono un laico sul piano personale, sia perché sono un laico nel senso che non sono un allievo di Don Milani, ma subito dopo la morte di Don Milani io sono stato 3 volte a Barbiana e forse qualcuno se lo ricorderà, 2 volte Don Milani ha leticato con me, meno male c'era Don Nesi che mediava nel litigio, la terza volta invece è stata una cosa molto più tranquilla. Subito dopo, insomma, la morte di Don Milani, io scrissi qualche nota di commento e di riferimento
e evidenziai come l'errore che si poteva compiere, e che credo che a 45 anni di distanza sia ancora l'errore che si rischia di compiere, e che Don Milani finisse per essere un patrimonio dei testimoni e degli allievi, degli eredi, e da un'altra parte un patrimonio degli studi e delle ricerche. Sarebbe un pericolo, perché abbiamo ascoltato che ci sono momenti di ricerca che avanzano, abbiamo ascoltato di difficoltà da parte degli eredi, in un qualche modo. Io credo che bisogna uscire distinguendo tra quelli che sono i milaniani, consentitemi questa espressione, e quelli che sono i milanini. Io questa denominazione la utilizzai, ripeto, perché dissi, ma la utilizzai quando morì Pistelli, che credo sia un nome anche abbastanza noto. Pistelli, pistelliani e pistellini, la pira, la piriani e la pirini, nesi, nesiani e nesini, Don Milani, milaniani e milanini, cioè si presta questa per mettere in evidenza coloro che si fanno carico di una memoria, di una testimonianza, di un progresso, di un processo, e coloro che si fanno portatori di una bandiera o di una maschera con la quale uscire sul teatro. Allora io non sono, da questo punto di vista, sono laico, ma mi sento milaniano per indiretta generazione, perché sono stato con Donnesi e la mia stanza, la stanza dove lavoro, ora è la stanza che era di Donnesi, il mobilio ovviamente, dove c'è la foto di Barbiana, il quadro di Milani, cioè tutto quello che Donnesi aveva, che faceva riferimento esplicito a Don Milani. Donnesi è andato in Brasile nella fase terminale della sua vita e ha intitolato la scuola del villaggio, la piccola scuola di Barbiana, era Lorenzo Milani, cioè il legame forte. Perché questo legame forte? Legame forte perché si sono incontrati ed erano compagni di banco nel seminario, quindi hanno fatto una parte degli studi insieme e poi hanno vissuto insieme fino alla morte di Don Lorenzo. Testimonianze notevoli. Chi di voi è stato a Barbiana ha visto le vetrate di Barbiana. I vetri, quelle vetrate le ha portate Donnesi per metterle in piedi. Il materiale didattico, una parte del materiale didattico che veniva utilizzato sia a Calenzano sia a Barbiana veniva portato da Donnesi, ci sono testimonianze e documenti. Quindi per dire che c'era un contatto, infatti se si va a cercare nell'archivio di Don Milani o nell'archivio di Donnesi lo scambio epistolare tra i due non si trova quasi nulla, perché talmente era continuo il rapporto, quasi settimanale, e Don Milani aspettava Donnesi tante volte per dire, Donnesi testimonia, dice, l'ho visto interrompere le attività didattiche per chiedermi di andarlo a confessare. Cioè, per dire, c'era un rapporto molto, molto forte. E Donnesi viene a Livorno, esiliato da Firenze, così come Lorenzo Milani viene esiliato a Barbiana, lui viene esiliato prima a Roma per 2 anni, poi quando deve tornare, Florite dice, lui a Firenze non ci mette piede, mandato dove volete, ma qui non c'è. E venne nella Corea di Livorno, dove fece il villaggio scolastico, dopo scuola, attività didattica, ora non è che devo raccontare queste cose. Però questo insieme è una condivisione che loro hanno e che trova rispondenza nei materiali di lavoro e di archivio che abbiamo. Io lascerò poi 2 note sul lavoro che stiamo facendo, anche ora a Livorno facciamo il dopo scuola, anche ora a Livorno facciamo una serie di attività educative che recuperano il discorso del tempo pieno, insomma è stato accennato, proprio perché siamo in una fase di dispersione, di abbandono scolastico pari a quella degli anni
60, lì avveniva per selezione, qui avviene per autoselezione, per così dire, per abbandono e per dispersione. La scelta di fare della scuola, o meglio, dell'attività educativa, perché sia Don Milani sia Don Nisi parlano prevalentemente di attività educativa, di attività rivolta alla educazione, finalizzata alla emancipazione delle persone e delle comunità. L'emancipazione delle persone e delle comunità come finalità dell'azione educativa è il legame con Freire e non solo con Freire. Quando Don Milani e Don Nisi dicono che la scuola è l'ottavo sacramento, derivano entrambi questo concetto, al di là dell'espressione, da un altro grande fiorentino, fiorentino di adozione, che era Don Giulio Facibeni. Don Milani testimonia che quando da Calenzano va a Firenze, passa da Rifredi e non smette mai di andare a visitare per imparare quella santa figura di Don Giulio Facibeni, il quale muore nel 58 con esperienze pastorali sul Comodino. E ancora oggi chi va a visitare la stanza di Don Giulio Facibeni a Rifredi trova sul Comodino esperienze pastorali, forse il libro più profondo di quegli anni lì. Quindi in questo modo l'apertura che viene data al concetto di educazione coinvolge una serie di attività che sono l'attività di educazione degli adulti, l'attività dell'educazione ai linguaggi nuovi, allora era il cinema e il giornale, oggi sono altri linguaggi, ma la parola è importante, ma la parola, coloro che l'hanno fatta diventare uno strumento di liberazione, hanno sempre tenuto a precisare che non doveva essere gettata, doveva essere assunta come forza di trasformazione, ma mai gettata. E si ricordo un aneddoto, quando vanno gli emissari del Regno del Sud, vanno dal saggio per chiedere, c'è tanto disordine nel Regno del Sud, cosa dobbiamo fare? Dopo meditazione, il saggio gli dice, tornate da quelli del Sud e dite loro di dare alle parole il giusto significato. E per giusto significato si intende il significato che corrisponde all'interesse diffuso, all'interesse generale, cioè all'interesse di una comunità solo all'interno della quale si può spiegare una emancipazione personale. Se dobbiamo finalizzare questa attività alla liberazione degli ultimi e degli oppressi, poi si può dire, Don Milani diceva, io spero che i miei ragazzi siano, se non la guida, ma siano partecipi di un processo di trasformazione. Sperava anche che qualcuno diventasse guida, ma non per avere la leadership, guida perché aveva lavorato di più, perché si era impegnato di più, eccetera. Don Nisi dice che la dignità e l'emancipazione che ciascuno può conquistare è sempre maggiore di quella che ci può essere elevata. Questi sono concetti fondamentali, nel senso significa che noi dobbiamo, qualcuno l'ha detto, continuiamo. Non è vero che i tempi tristi devono impedirci di guardare con gli occhi della profezia dei ragazzi. Noi possiamo avere anche un occhio obnubilato dall'esperienza. Io mi immagino chi è stato non a visitare, ma chi ha vissuto l'esperienza dei campi di sterminio, è difficile che abbia grandi prospettive, che abbia avuto grandi. E tuttavia le generazioni future devono avere questa spinta in questa direzione. Se questo è vero, allora io credo che il progetto al quale siete impegnati, il progetto Barbiana, chiamiamolo così, non deve essere né territorialmente definito, né settorialmente definito, né definito in termini di protagonismo. Il progetto Barbiana deve portare prima di tutto noi stessi ad una riflessione su quali sono le parole necessarie oggi,
quali sono i criteri con i quali la diffusione della parola oggi può essere affermata, e allora c'è sicuramente la territorialità, c'è sicuramente l'unitarietà della persona, la globalità della persona, c'è sicuramente la partecipazione democratica, la partecipazione diffusa. Qualcuno ha ricordato il metodo di costruzione del testo che Don Milani faceva. A me piace ricordare che l'Etna Professoressa, nella sua stesura non definita ma non definitiva, noi in Corea l'abbiamo avuto per poterlo non riguardare dal punto di vista, ma per dare la nostra, perché il metodo era questo, non c'era una come dire, un'appropriazione indebita, c'era il contributo che una realtà come quella di Corea, che lui conosceva, e va bene, come le lettere dal Brasile di Don Renzo Rossi, recentemente ripubblicate, venivano stampate da noi e diffuse da noi in Corea, a Livorno. Quindi la rete deve servire soprattutto a consentire a coloro che strumenti non hanno di avere qualche appiglio per dire: questi valori ci sono, questi valori possono essere concretizzati, le energie che possono essere messe in campo si mettono in campo insieme. Da questo punto di vista concludo innovando ancora, intanto l'invito a venire a Livorno a vedere l'archivio, a vedere i materiali, eccetera. Per quanto riguarda Don Milani, noi abbiamo 4 faldoni, Don Milani, che sono quasi tutti Don Milani dopo la morte, perché Donnesi, insieme alla mamma di Don Milani, si è assunto e ha avuto il ruolo e l'onere di tutelare la identità di Don Milani, di tutelarla rispetto alle mode che potevano nascere e ne sono nate. C'è una lettera bellissima di Donnesi, dura, durissima, a Don Budget Bozzo, in cui gli dice: te non hai capito Don Milani, quindi quando scrivi queste cose pensaci bene, rileggila, e gli dice dove andare a rileggere e cosa andare a rileggere. Questo per dare. È Donnesi che dice alla mamma di consegnare le lettere e materiale all'Istituto di Scienze Religiose di Bologna. È Donnesi che dà questo input. E la mamma, quando pubblica le lettere con la Mondadori, sceglie di pubblicarle con la Mondadori, scrive una lettera a Donnesi in cui dice: caro Donnesi, mi dispiace che tu non sia d'accordo, che lei non è d'accordo, allora si davano di lei, che lei non è d'accordo perché lei non immagina quanto dolore mi dà decidere una cosa con la sua parere contrario, però decide lo stesso di farlo con la Mondadori. Donnesi subito le scrive che va bene, così, eccetera. Ma per dire il rapporto forte che hanno e che continuano, e qui c'è Giovanni Spinoso, può dare anche testimonianza diretta di questo ruolo, di questo lavoro che è stato fatto. E noi abbiamo molta documentazione che riguarda proprio questo intervento continuo. La mamma di Don Milani chiama Donnesi e gli dice: guarda, ho letto che stanno facendo questa cosa, questo convegno, non mi pare che sia, stacci dietro. Donnesi sta dietro, piglia carta e penna, scrive e dice: guardate, avete fatto questa cosa, avete detto questo, non va bene perché il testo è questo, studiate, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo lavoro di ricostruzione seria, di identità, di salvaguardia rispetto a 2 pericoli che vedeva Donnesi e la mamma. Uno, Don Milano Alfiere dei contestatori sterili. Per contestatori sterili sono quelli che, pur di dire no, gli va bene, però non hanno mai un programma costruttivo. Invece l'esempio di Barbiana è tipico. Si critica una situazione, si dimostra che un'altra realtà è possibile. E in questo è profetico Don Milani, perché i profeti cosa sono? Sono quelli che vedono ciò che non si vede e lo dicono, e vogliono impegnare quegli altri in quella direzione. L'altro pericolo, oltre ad essere alfiere, c'è una frase tremenda, c'è un colloquio tra Floritte e Donnesi. Floritte gli fa quasi l'interrogatorio perché ritiene che Donnesi, falsando Don Milani, sia l'ideologo del catechismo dell'isolotto, che allora era andato di moda. Donnesi chiarisce tutte le cose e dice testualmente:
se Don Milani fosse ancora vivo li fulminerebbe, perché non ha niente a che vedere questa, la sua riflessione, la sua elaborazione con questa alfiere della contestazione. L'altro pericolo è quello dell'iconografia. A me è dispiaciuto stamani arrivare più tardi, ma vedere, come avete detto voi, il sindaco di Firenze, l'arcivescovo di Firenze, forse qualcun altro delle autorità, che si ringraziano sempre perché danno un'attenzione, che però ora, insomma, che Don Milani sia diventato quasi il santino no, qualcuno ha ricordato gli episodi ci sono ancora all'interno della chiesa e così via, cioè, quindi l'altro pericolo è l'iconografia, cioè questo fatto di dire ora Don Milani l'abbiamo studiato, tutti siamo d'accordo, certo la parola a tutti, chi è che contro la parola per tutti, chi è contro la, chi è per la disoccupazione? Nessuno, però la disoccupazione c'è. Chi è per la guerra? Nessuno, però le guerre ci sono. E allora, per evitare anche questo, sia Donnesi che la mamma si sono impegnate. E nell'archivio della nostra fondazione ci sono molte. L'ultima cosa volevo dire, ma era solo, se troviamo i fondi, vorremmo pubblicare, vorremmo dar luogo a una pubblicazione proprio per Don Lorenzo Milani, articoli, saggi, interventi e documentazioni dell'archivio Donnesi, perché sono, ripeto, sono materiale molto significativo, ma bisogna trovare i fondi per fare queste cose. Insomma. Grazie. Io volevo chiedere gentilmente solo due parole da parte di professor Cevi dell'Università di Firenze. Lui ha una piccola memoria storica in anni fantastici, dove le idee ribollivano nel sangue, nelle vene, nella mente dei giovani. E il professor Ceri, che si è formato alla scuola di sociologia, se non mi sbaglio, è effettivamente un testimonio anche lui di Don Lorenzo Milani, sebbene l'abbia incontrato una sola volta, ma in una buona compagnia, so, una vera buona compagnia. La prego, professore, solo due parole. Io stavo uscendo con il mio compagno, no, pur non avendo l'arte della fuga, però distinto, me ne andavo perché in realtà sono un po' imbarazzato, no. Non ho una vera testimonianza e mi rendo conto anche nel fondo della modestia del mio modo di renderla così, diciamo, non previsto, perché abbiamo scambiato due parole perché lui voleva che parlassi ma io non volevo proprio, quindi confido un po' nella vostra comprensione. Io ho incontrato Don Milani soltanto una volta e l'ho incontrato naturalmente andando a Barbiana, però non veramente cercandolo, perché facevo, diciamo, il mio impegno era un impegno nella parrocchia dell'Immacolata a Montughi, qui a Firenze, noi ci conoscevamo con Marrico, appunto, e diciamo cattolico di base, impegnato, eccetera, e siamo nel, però con una sorta, diciamo, di allergia che ho sempre avuto per le mitizzazioni. Quindi non volevo dire che Don Milani allora fosse un mito, ma io percepivo, mi arrivava sia di lui che di padre Balducci in ambito parrocchiale delle immagini sempre, diciamo, da grandi personaggi, eccetera, e istintivamente questo, diciamo, mi ritraeva, quindi non ero attratto dalla conoscenza. Però il giovane sacerdote, il giovane prete del quale eravamo entusiasti era Don Giacomo Stinghi, che qualcuno di voi conosce, e siamo nel credo ottobre 65, quindi quasi in coincidenza, nello stesso periodo della testimonianza resa dalla persona di Pistoia, no? Precedente, eccetera, 65, Don Giacomo mi porta a Barbiana. E allora qui che cosa posso dire? Posso dire tre immagini, come fossero quasi tre piccoli flash, tre diapositive. Camminiamo, io lo ricordo così, come una specie di, diciamo, di esterno, un prato esterno leggermente in discesa, no? Si cammina, Don Milani, io e
Don Giacomo, e Don Giacomo, e avverto questa persona contrariata e di malumore come impressione, e ci intrattiene parlando piuttosto duro con riguardo a Rinascita, il giornale, che era, usava un linguaggio, scriveva dei testi assolutamente lontani dalla comprensione del popolo, eccetera, che quindi creavano semplicemente una distanza dottrinaria e di altro tipo. Quindi era molto risentito, non so, magari avrà detto anche qualcosa di specifico su un articolo, ma insomma sono ricordi lontani, no? A un certo punto, camminando, Don Giacomo, che era un pochino a suo scopo, gli presenta questo giovane, 19 anni, eccetera, dice: sa, si è appena iscritto alla facoltà di sociologia di Trento. E in realtà mi ero iscritto con il mio compagno di banco, Sandro Macelli, gli unici due toscani, dopo un esame, insomma, di selezione, in questa facoltà della quale non si sapeva quasi nulla, e che ancora non aveva un titolo riconosciuto legalmente, fra l'altro. Quindi eravamo proprio fra i primi. La sociologia di Trento, Don Milani chiese chi erano qualche nome di docente di questa facoltà. Io gli dissi professor Braga, eccetera, e lui reagì subito negativamente, perché questo ex colonnello che era diventato professore di sociologia aveva scritto un libro sul comunismo nelle campagne e deve essere passato dal Mugello, eccetera, facendo un po' la sua ricognizione. Evidentemente Don Milani non l'aveva apprezzato. E però Don Giacomo era entusiasta, io ero, diciamo, un piccolo neofita, e gli sembrava dire: sa, questo è un giovane impegnato, no, socialmente, sarei stato io, e quindi ora va a studiare sociologia, così poi domani potrà rendere alla società, credo, il tipo di messaggio. La reazione di Don Milani fu a quel punto, perché parlava, diciamo, guardando in avanti mentre si camminava lentamente, si fermò, mi guardò e mi disse: lascia perdere, lascia l'università, vai in fabbrica. E io dissi qualche cosa, evidentemente, e allora lui mi disse: va bene, dice, fai il primo anno, poi lascia l'università e vai in fabbrica. Ecco, e vai in fabbrica. Questa, quindi Rinascita e poi questa seconda immagine, no? La fabbrica naturalmente poi poteva voler dire anche partecipazione sindacale, eccetera, ma io queste cose non potevo avvertirle, non sapevo quasi nulla di Don Milani. Poi dopo, da lei siamo entrati nella sala, nell'aula, di cui dalle foto riconosco, perché io ricordo bene, ho ricordato tutti questi anni, come una serie di tavole a forma di U, va bene? E ci sediamo e c'erano altri due giovani a quel punto, quindi eravamo in cinque, Don Milani, Don Giacomo, io, due giovani sui 26, 27, 28 anni, quindi un po' più maturi, eccetera. Ci sediamo e Don Milani parla, non ricordo di cosa, con una certa calma, però il clima era ancora, diciamo, di una serietà un po', insomma, un po' contrariata, insomma, eccetera. Ci sediamo e Don Milani ha accanto, Don Lorenzo ha accanto uno di questi giovani che per la prima volta andavano lì. Mentre lui parlava, questo giovane lì, sul tavolo c'era una rivista, non so di che tipo, la sfogliava lentamente, ha continuato a parlare, ha preso questa rivista, e l'ha scaraventata praticamente contro il muro. E anche questa fu un'impressione. Però, quindi quarta immagine. La quinta immagine, vedo sull'angolo, un angolo opposto della U, due o tre piccolini che fanno i compiti, con dietro due grandi che li assistono, eccetera. Ecco. Allora, io ci ho ripensato poi nel tempo, perché poi da parte mia, io ho fatto sociologia, ho insegnato
fatto tutta la carriera da professore universitario, eccetera, quindi non ho seguito quel consiglio, ho fatto bene o sbagliato, non lo so. Certamente ho dato molto poco al sociale nel senso del servizio, vero? Ho magari avuto anche un po', diciamo, un riflusso un po' narcisistico dell'intellettuale, piccolo o grande che sia, eccetera, no? Però ne ho tratto un po' questo fatto. Primo, si diceva per la scuola, l'educazione, l'amore, bisogna... Ecco, l'amore che è esigente con sé e esigente con gli altri. Perché il mondo è anche pieno di gente che è esigente con gli altri, ma non è esigente con se stessi. Quindi io da quella severità, da quel coso poi... quello che mi è rimasto di questi di una posizione morale che richiede per amare gli altri una grande esigenza, un grande rigore, un grande esigenza. La seconda cosa è l'associazione tra solidarietà e autonomia, la solidarietà tra quei ragazzi più grandi che li assistono, aiutano, eccetera. Non il solidarismo, cioè solidarietà in senso forte, vero? Che però appunto autonomizza. Il docente, fra virgolette, sta al tavolo con noi e i giovani sono autonomi, cioè quindi la solidarietà in vista dell'autonomia e l'autonomia che ti consente di solidarizzare con gli altri. Non ho un bel pensiero, mi spiace, questa era la testimonianza, siete in grado ognuno di rielaborarla in base a quello che voi sapete molto meglio di me di Don Lorenzo, grazie. Dalla Sardegna, una parola, lei la deve dire. Su via, venga qua. Ringrazio Manrico, ma è offensivo dare la parola a me quando ci sono in sala persone che l'hanno conosciuto o che l'hanno studiato. Quindi io sarò brevissimo, se non per dire che è stata fatta la differenza tra i milaniani, i milanini, eccetera. Io sicuramente sono uno dei milanini, cioè uno di quelli che non l'ha conosciuto direttamente, vista la mia età, ma certamente uno di coloro i quali la vita è stata influenzata dal contatto con Don Milani, dal contatto con i suoi scritti. Io come esempio posso portare il fatto che io appartengo a una generazione che ancora faceva il militare e io ho fatto l'obiezione di coscienza in ossequio all'insegnamento di Don Milani. Ancora di più però negli ultimi anni la mia conoscenza con Don Milani è stata più diretta grazie alla conoscenza con Nevio, quindi io di questo voglio fare testimonianza in questa sede, cioè l'attività del Centro Formazione e Ricerca di Vicchio e in particolare Nevio, perché l'abbiamo conosciuto casualmente, volevamo andare a vedere Barbiana come tanti, per vedere i posti dove, che ci potevamo solo essere immaginati, ci siamo andati varie volte trovandola chiusa. E una volta allora ci siamo decisi di chiedere qualcuno che ci potesse accompagnare e ci ha accompagnato Nevio. Con Nevio è nata un'amicizia grandissima, insomma, e a questo punto conoscere Nevio per noi è come vedere riflesso in lui l'insegnamento di Don Milani. Nevio racconta di com'era prima di averlo conosciuto, vedere una persona come lui, noi in lui vediamo l'insegnamento di Don Milani che si è incarnato in una persona. Io non vorrei, anche se Manrico in questo momento è distratto, io ho poco da aggiungere perché ognuno di noi poi può dire come la sua vita sia stata influenzata dal contatto con Don Milani, dal contatto con i suoi scritti, con le persone che l'hanno conosciuto, e quindi nel mio caso c'è stato questo, però il regalo che Don Milani lascia, ecco, questo sì, la fortuna che noi abbiamo, parlo per i milanini del posto, è del fatto che i testimoni diretti dell'esperienza milaniana, i suoi allievi, le persone che l'hanno conosciuto come la Corradi, come Pecorini, sono ancora tra noi, possono ancora darci testimonianza, possono ancora raccontarci quello che è stato, ogni tanto vengono fuori ricordi nuovi, bagliori, eccetera, quindi noi abbiamo questa ricchezza e un incontro come questo, io ringrazio che sia stato organizzato, perché ancora possiamo sentire le persone che l'hanno conosciuto magari per un giorno, magari perché ci sono stati anni insieme, e quindi io sono qui, la battuta della Sardegna in bicicletta era un po' grossa, nel senso che io sono arrivato in aereo dalla Sardegna per sentire questo incontro e poi sono venuto in bicicletta da dove alloggio, ecco, non è che sono venuto in bicicletta.
Basta così. Forse una notizia, insomma, in positivo. Cioè, è stato detto che quasi per certo che non esistono, non possono esserci più le lettere di Don Milani a Don Benzi. Dice, sono state distrutte, bruciate da Don Benzi. Ecco, io non ho mai avuto questa convinzione e da alcune tracce che ho trovato penso che qualcosa sia rimasto delle lettere di Don Milani a Don Benzi. Sicuramente qualcheduna è stata bruciata da Don Benzi, lui lo ha detto espressamente, proprio anche a viva voce, anche a me che le aveva bruciate, lo ha detto anche in alcune lettere, però anche in altre lettere so che ha detto ci sto pensando, cerco di capire che cosa è meglio che io faccia. E poi sicuramente ci sono le lettere che Don Milani portava a Firenze, le lasciava a Don Benzi e dicendogli guardale, se lo ritieni opportuno decidi tu, consegnale a Florit. Sicuramente qualcheduna Don Benzi ha convinto Don Milani che non era il caso di consegnargliela, però qualche altra sicuramente è andata. Ecco, queste lettere dove sono? Dovrebbero essere negli archivi della Curia Fiorentina, oppure sono rimaste come corrispondenza privata e personale del Cardinale e forse le custodisce il suo segretario Don Ristori, che andrebbe interpellato. Io ancora non ho avuto il coraggio di andargliela a chiedere, insomma, no? Ecco, però comunque degli spiragli ci sono, quindi non dare per scontato che è tutto andato perduto. Certo, certe lettere sicuramente, questo lo diceva Don Benzi apertamente, lo ha detto credo anche in alcune interviste, dice alcune lettere facevano parte di una sua confessione, ma era un momento di confessione, quindi io mi sento vincolato e quindi probabilmente vincolato nel senso di distruggerle. Però altre non erano tutte sotto vincolo della confessione e quindi si deve sempre sperare che in qualche modo un domani si possa accedere a questi documenti che certamente faranno molto bene a chi li riesce, insomma, chi può studiare e poi diffondere. E, ecco, tutto qui. Io ho conosciuto Don Milani in marzo del 65, andammo con altri due studenti universitari a chiedergli il permesso, perché ci parve corretto fare così. Era stato denunciato per la lettera di risposta ai cappellani militari e quindi andammo su dicendo noi vorremmo prendere questa iniziativa, vorremmo far sottoscrivere questa sua lettera agli studenti dell'Università di Firenze, al maggior numero, e con una dichiarazione in cui si dichiarano corresponsabili di quanto lei ha scritto e quindi dichiararsi, diciamo, correi, no? E quindi denunciabili. E lui apprezzò moltissimo, devo dire, questo fatto di essere andato a chiedere che avremmo voluto fare questa iniziativa. Poi naturalmente approfittò per chiedere chi eravamo, cosa non eravamo, come, cosa facevamo all'università, che organismo universitario avevamo, come era eletto, e cominciò praticamente a utilizzarci per fare una lezione ai suoi ragazzi. Mi ricordo ancora che cercava di chiederci, cioè dice spiegate come venite eletti voi nel vostro parlamentino, nella vostra giunta. Allora mi ricordo che c'era un sistema di preferenze, addirittura col metodo Don't, no? Cioè che si poteva votare, dare le preferenze su delle liste diverse, no? Il metodo Don't. E lui dice, bene, spiegatelo ai ragazzi. E quindi venne fuori un incontro, un, un,
cioè ci utilizzò per far capire un po' che cosa facevano, cos'era il parlamentino allora degli studenti universitari. Ricordiamoci, siamo nel 65, ancora il vento del movimento studentesco del 68 era lontano, quindi c'erano in tutta Italia, in tutte le università, gli organismi rappresentativi, con il presidente, la giunta, il consiglio. E quindi fu un incontro che alla fine insomma a noi ci fece molto bene. E ora, quando ci sarà l'anniversario, perché appunto 65, quanto andiamo al 2015, probabilmente ricostruiremo tutto quella mattinata in cui siamo stati lì con lui, perché gli altri due che erano con me forse hanno più memoria di me, e quindi mettendo insieme i tre appunti che ognuno di noi ha in testa, e qualcuno di loro se li ha pure messi per iscritto, forse rimettiamo insieme, diciamo, con quella giornata. Ecco, i documenti firmati da quasi 1000 studenti universitari che si dichiararono corresponsabili ci sono, li abbiamo ancora in originale. È curioso vedere le firme, molti di loro sono diventati sindaci, insomma hanno avuto incarichi di responsabilità e hanno insomma cercato anche di onorare anche quell'impegno che in qualche modo avevano preso quel giorno, dopo aver letto la lettera ai cappellani da parte di Don Milani. Naturalmente sono venuto qui per ascoltare, però ecco, ci tenevo comunque a dire due cose, nel senso che mi trovo a parlare Don Milani veramente senza le capacità, però per come mai ci troviamo coinvolti in questa avventura? Noi gestiamo una bottega, il commercio ecosolidale, una bottega del mondo, e chiaramente il nostro punto di riferimento, uno dei nostri punti di riferimento è Francuccio Gesualdi, che poi esprime chiaramente che cos'è il consumo critico in una società poi consumistica. Secondo noi, insomma, credo che poi approfondendo Francuccio ha interpretato poi il messaggio di Don Milani in questa società, credo, lo consideriamo in modo straordinario. Però strada facendo, commercio eco per noi significa non soltanto la parte commerciale, ma anche la parte educativa e sociale. Dunque abbiamo l'attività commerciale, ma anche il percorso educativo nelle scuole. E parlando di consumo critico, poi ci siamo avvicinati anche al pensiero Don Milani, chiaramente, e abbiamo scoperto che questa figura ha un grande interesse, e soprattutto gli insegnanti ci hanno chiesto di fare dei percorsi. Così abbiamo iniziato qualche anno anche un percorso su questa figura di Don Milani. E per fortuna, in questo caso, come dicevo prima, non siamo all'altezza di portare, essere interprete di questa figura, mi ci aiuta in questo caso alcuni testimoni. L'anno scorso è venuto Paolo Landi a fare una testimonianza, quest'anno è venuto Manrico Casinovelca, e devo dire che questo tipo di percorso trova un grande entusiasmo. Dunque, insomma, qui sono qui soltanto oggi per ascoltare, apprendere, formarmi per poter riportare questo percorso alla Displi. Grazie.